Buongiorno, oggi vi mostro come allenarvi in quarantena. È molto semplice. In poche parole, vi serve soltanto una base per appoggiarvi per terra e tanta forza di volontà, perché in questo periodo quasi nessuno si allena, a parte quelli che c'hanno. No, lo so. A parte quelli che hanno palestra propria, cioè di sua proprietà, e quindi si allenano. Io non ho una palestra, però mi alleno a casa. Easy. Facendo petto e addome. Infatti, quando si poteva ancora uscire, avevo meno addominali. Quindi ultimamente, stando a casa, mi sono allenato di più. Questo è poco ma sicuro. Quindi, non facendo niente, mi alleno. Hobby, mi alleno. Quindi, adesso vi faccio vedere come allenarsi in casa, facendo petto e addome. Si parte dal petto. Allora, io parto con 10 push-up larghi, quindi maglietta sul letto. 10 push-up larghi, quindi mani molto larghe. Tanto larghe pure. E si parte con 10 ripetizioni. Io faccio 10 ripetizioni perché è il top per me. Però chi è un po' più forte fa 15-20 ripetizioni per scaldarsi. Invece chi è meno debole fa 5-6 ripetizioni. È a propria scelta, però io vi do questo consiglio per allenarsi in casa. Quindi, 10 ripetizioni, mani larghe, riscaldamento. Ripetizioni per 3 volte, 3 per 10. Io sono già scaldato, questa è la terza serie. Dopo fatto ciò, dobbiamo fare per il petto sempre push-up, però le braccia un po' più strette, cioè le mani un po' più strette e basse per concentrare di più il petto e meno il tricipite. Cioè il tricipite lo richiami di più dei push-up larghi, però vuoi richiamare più petto che tricipite. Ah, mi sono dimenticato di dirvi i tempi di recupero. Possono variare da 20-30 secondi a un minuto e mezzo più o meno, quanto la sentite voi. Io di solito non uso praticamente recupero. Adesso sto recuperando perché devo parlare con voi. Vi devo spiegare tutto nel minimo dettaglio. Posso dirvi pure come fare le spalle, però non a corpo libero, cioè si possono fare pure a corpo libero, però bisogna usare, se io lo faccio così almeno, un attrezzo con un peso che voi ve lo sentite. La mia. Se non si vede, aspetta. E quindi vi aiuto pure ad allenarvi le spalle. Quindi il tempo varia da quanto volete voi, recupero. Adesso io faccio. Allora, io adesso push up stretti e bassi. Faccio qualche ripetizione in più o in meno, perché sono un po' più complicati. Vanno a richiamare, come si vede dal movimento, il tricipite e il petto. In questo modo. Quindi
Io con questa cosa mi trovo abbastanza in difficoltà. Perché, vi ripeto, non, ne ho poco, cioè abbondo un poco, però ne ho pochino. Il tricipite invece abbonda. Quindi io mi baso, cioè faccio tutte le cose in base al mio livello di calisthenics. Quindi, mani, cioè larghezza tipo 20-30 cm e basse più o meno da sotto il petto. Almeno deve arrivare con l'altezza del petto. Quindi adesso faccio 7-8 ripetizioni, dipende. Questo va fatto per max. Quindi larghezza buona. Finché non mori, non finché aspetta, finché non cediamo. Quindi se vola. Uno, come si vede, sono trovato in difficoltà. Perché io uso un tempo di recupero molto più basso. Quindi anche di questo, 3 ripetizioni, per quanto volete voi, io faccio per max. Potevo andare avanti, però non mi volevo far male. Mi volevo far del male al petto e al tricipite. Quindi mi sono fermato. Ci vediamo tra poco quando ho finito le 3 serie. Tengo a precisare che non ho preso spunto da X Murray o Daniel Lazzarin per gli esercizi, perché io ho visto il video di Danny al completo dove faceva vedere le cose di bodybuilding. Eppure Murray ha fatto vedere cose di bodybuilding. Io non sto facendo vedere bodybuilding. Sto facendo vedere calisthenics. Non ti fichi delle puttane. Io faccio allenamento calistenico, non bodybuilder. Il calisthenics e il bodybuilding sono due settori completamente differenti. Allora, con il bodybuilding vai a usare dei sovraccarichi, tipo la lat machine è una cosa più facile rispetto alle trazioni, ai pull up. Perché nella lat machine tu puoi decidere se fare 10 kg oppure 100 kg. Però è vero che con la lat machine si ha una crescita buona, però le trazioni, i pull up sono meglio. Perché usi il tuo peso corporeo e usi articolazioni, tendini, oltre che muscoli. Quindi è una fatica più. È una fatica maggiore, quindi è più difficile. Però in quel caso tu devi andare a concentrarti. Quindi non YouTube non mi dare il copyright. Per questo video, però purtroppo è così. Se mi dai il copyright, poi mi arrangio. Primo video col copyright, poi sarà. Se mi dai il copyright, non lo so. Quindi, se volete andare a vedere quello di Murri o di Danny, che sono più specifici, vi fanno vedere cose con gli elastici pure. Io non uso gli elastici. Perché gli elastici pure ti danno un sovraccarico. Invece, usando il tuo peso corporeo, usi un sovraccarico. Ma del tuo corpo. Non usi pesi. Capito? Questa è la mentalità. Ci vediamo tra poco quando finisco le 3 serie. Io vi do questo consiglio. Quando fate un set, io ho appena finito il terzo, l'ultimo, fatelo il più lentamente possibile. 2. Quando arrivate e non ce la fate più, fate così. 1, vi alzate e state a metà. 3-4 secondi. E poi vi alzate e fermate. E lo fate in questo modo. Però sento molto il petto bruciare e pure il tricipite. Giuro. Per adesso c'è l'ultimo esercizio.
paura un po' a dirlo. Diamond push-up. Quindi i push-up più difficili che esistano, a parte quelli che vi inventate voi, che sono devastanti. Però c'è punticcio. Ultimamente io sto facendo molta fatica ad allenarmi perché mangiando di più, Madonna, sto raffreddando, cioè mi esce l'acqua dal naso. Vabbè, ultimamente mangiando di più c'hai più energie, però quelle energie si vanno a sprecare in fretta, quindi meglio avere più pazienza. Quindi non allenarsi per un periodo, almeno dal mio parere, meglio non allenarsi per un periodo finché non finisce la quarantena, fino al 3 di aprile. Oggi ne abbiamo 21. Ed è buono, cioè tra poco finisce. Tra poco finisce questa quarantena, tra 12 giorni, più o meno 2 settimane, finisce questa benedetta quarantena. Il 4, tanto le scuole sono chiuse fino a settembre, il 4 vado in villa ad allenarmi. Non devo stare a contatto con nessuno, a meno che non sto a contatto con una persona molto speciale per me, che non vi posso dire, però che certi che sanno se questa persona mi segue pure, sa quanto è importante per me. Quindi, a meno che non sto a contatto con questa persona, non sto a contatto con nessun altro, perché ho fatto una cazzata e l'ho persa scherzando con una ragazza. Cioè, lei mi diceva, cioè, adesso vi do degli spoiler così, però poi ci faccio un video su questo argomento, che per certi non interessa. Finisco di allenarmi e poi registro quel video, cioè posto questo video. Inizio a postare questo video e poi registro quell'altro, però su questo argomento che mi è venuto in mente di dire. Vi faccio capire. E questa ragazza, in poche parole, in sostanza, diceva di voler con me. Dicevo sì, però alla fine da dietro ridevo. Voleva pure foto, però io gliele ho mandate. Però sto io. Non mi prendete per pazzo, per favore. Però io non facevo niente, non volevo. C'è la tentazione, c'è. Perché quando una persona ti dice, vuoi tu c'è la tentazione, però io ho detto sì, scherzando. Poi ho perso quest'altra persona. Vabbè, non facciamoci caso. Adesso arrivano i Diamond Push-Up. Diamond Push-Up, come viene eseguito? Mani strette, forma a diamante per terra, e vai a concentrarvi più il tricipite, che è questo, e il petto. Quindi così si vede pure dal movimento. Tricipite e petto. Quindi, mani e diamante. Io vado a seguirne 3-4 ripetizioni. 1, 3. Perché io sono abbastanza debole. Però c'è chi può aumentare il numero di ripetizioni, arrivare a 5, ma certi arrivano pure a 30 dai Diamond Push-Up. Quindi adesso faccio queste 3 serie di Diamond Push-Up e vi faccio vedere 2 o 3 esercizi per l'addome.
Sicuramente sta tornando sempre l'addome e sta potenziando. Inizia a spuntare pure delle vene sull'addome qua. Che poi ultimamente, una volta che ho fatto bicipiti, è stato con un sovraccarico. Per carità. Beh. Adesso vi faccio vedere due o tre esercizi per l'addome. E poi mi allineo in santa pace. Allora, vi faccio vedere uno degli esercizi più top per l'addome. Cioè la barchetta, che si esegue in un certo modo. Cioè, aspetta che faccio vedere bene. Vi stendete su una superficie, aspettate. Penso che vada. Sì. Vi stendete sulla superficie, staccate la schiena e alzate le gambe. Ci vedrebbe bene. Schiena staccata e gambe alte, glutei stretti, quadricipiti attivi e addome stretto. In questo modo, un paio di secondi. Poi potete fare pure questo, che molti di voi conosceranno. Allora, mani leggermente appoggiate a terra, alzate l'addome e tirate sulle gambe. 10-15 ripetizioni di questo. Per la barchetta è isometria. Quindi fate dai 20 ai 40 secondi. Io prima facevo 20 secondi, poi ho notato che non avevo un grande cambiamento ipertrofico, cioè ipertrofico, cioè muscolare. L'ipertrofia si usa nel bodybuilding. Che zine. Beh, l'ipertrofia si usa nel bodybuilding. Invece qua si chiama crescita muscolare. Pettore che petto. Vabbè, questo è tutto. Finisco di fare le ultime due serie di Diamond Push-Up. Addome, l'ho già fatto oggi. Vi ho fatto vedere questi due esercizi. Top. Poi ne sta pure un altro che vi posso far vedere subito. Però devo fare ok. Allora, mi serve un appoggio. Aspettate un attimo. Allora, questo esercizio si fa così. Prendo un cuscino qua. Io qua c'ho un ferro, perché io il mio letto si apre e chiude, però io lo tengo aperto tutto il giorno, perché non mi va di rifarlo. Allora, mettendo il cuscino qua. Allora, se non c'è il letto con una, se non c'è una sbarra, puoi usare un qualsiasi appoggio per fare questo. Allora, appoggio la sbarra, stai su. E stai dritto, senza appoggiare il corpo. Bisogna appoggiare soltanto questa parte qua, la parte di sopra delle spalle, perché ti devi dare l'appoggio. Adesso non lo faccio da un po' di tempo, però riuscivo a farlo bene. Per questo è di tutto. Questo è stato un tutorial abbastanza breve, una ventina di minuti, cioè 20 minuti, è stato un buon tempo. Avendo tagliato poco il video. Beh, per questo è di tutto. Ci vediamo. Ci vediamo. Atturro tutti. Ah, quest'intro non è copiata da Surri. C'è questo outro. C'è un po' sì, però io lo faccio un po' più a modo mio. Quindi non mi commentate, tanto so che già
Lo direte. Anche se non guardo abbastanza i commenti, quindi vi do questa cosa, vi dico questa cosa. Ci vediamo. A tutti. Non ha fatto. Perché a me non fa mai? Ah, perché appoggio la mano sullo schermo. Lo appoggio stando qua. Ci sono. E ci vediamo. A tutti.